manca del valore sociale che si attribuisce a determinate figure. Noi tre siamo stati alle scuole elementari in un'epoca in cui la maestra o il maestro della scuola elementare era una figura sociale centrale, era grande costruttore di democrazia. Se bisognasse fare, se dovessimo partecipare a una cerimonia patriottica, io, diciamo, i soldati che vorrei celebrare sono i maestri e le maestre delle scuole elementari. Sono stati marginalizzati e progressivamente la cattedra che vedeva prima i maestri, poi gli insegnanti, le funzioni docenti, è stata liberata da quell'ingombro di funzionari dello Stato mal pagati eppure eroici, ed è stata invece occupata da una certa TV, da una TV che prima con le telenovelas, poi con fiction e reality, ha pervaso l'immaginario in un'epoca di trasformazioni radicali del nostro paese. Mentre l'Italia conosceva la più incredibile frattura della sua storia, mentre l'Italia vedeva cambiare la faccia delle città, in cui improvvisamente esplodevano le periferie come luogo di accumulo maggioritario dei cittadini residenti, mentre le famiglie vedevano un proprio capovolgimento persino ontologico. Io ho sempre pensato che aveva ragione Wojtyła a nominare la crisi della famiglia e che noi stoltamente non abbiamo accettato la sfida di un dialogo. Quello che rendeva autentica la crisi della famiglia era la fine della famiglia come microcosmo intergenerazionale, perché in quegli anni si andava consumando quella che io chiamo così, la delocalizzazione degli anziani e considerati come degli esuberi fuori dall'economia domestica. Contemporaneamente, a partire perlomeno dal 1980 e dalla marcia dei 40.000 di Torino, in qualche maniera quello che si era accumulato come civiltà del lavoro e come corredo di diritti che accompagnava il lavoro ha conosciuto una controffensiva che giunge oggi fino al ritorno al contratto di lavoro di tipo individuale. Queste tre cose: cambia la città e si moltiplicano le città della solitudine, delle periferie, dei quartieri monstrum, dell'alienazione, dell'appunto impossibilità di avere legami sociali. I soggetti vivono ciascuno all'interno del proprio recinto generazionale, i vecchi parlano con i vecchi, i bambini sono soli con i bambini e gli adulti sono solo impicciati nel loro produttivismo senza mai tempo da dedicare agli altri. E il lavoro torna a essere progressivamente merce povera e merce sporca. C'è quindi in questa mutazione morfologica dell'Italia per come l'avevamo conosciuta, si insinua la pedagogia televisiva che celebra finalmente il trionfo e l'epifania dell'ombelico con la sua pornografia, con le sue seduzioni,